Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Douglas. Allora, è quello multimarca perché ne ha fatti diversi. Ha fatto quello ed è come il suo solito: skincare, make-up, accessori, uomo. Ma li abbiamo già visti gli anni scorsi e abbiamo detto: aiuto. Allora, questo qui è quello multimarca, quindi quello prestante. Dietro c'è lo spoiler, quindi noleggetelo. Vi dico subito il prezzo che è di 59,95 euro. Sì, me lo sono scritta. E mi dovrebbe avere prodotti per un contenuto di 350 euro. Sarà vero? Ma lo scopriamo subito. Allora, vediamo come si presenta. Così, carino. Bene, noi lo appoggiamo qui. Le caselle sono belle grandi, quindi si dovrebbe vedere bene i numeri. È molto carino il calendario, tutto con pacchetti rossi, numeri dorati, ok. E come sempre io adesso inizio a aprirlo con voi, quindi se non volete sapere gli spoiler, ma solo le mie considerazioni finali, dovete andare a questo minutaggio qui, dove non vi mostro niente di spoiler, quindi mi sarò già anche, se ho fatto degli swatch pulita, tutto, messo via tutto. Ma ve ne parlo e basta. Quindi, sembra che ho 50.000 kg di pancia, era tutta fognone, ok? Iniziamo. Chi non vuole il spoiler, smetta di guardare e vada al minutaggio. Per tutte le altre, iniziamo. Allora, intanto la casella numero 1. Eccola qui. Ed iniziamo con, mi ci piace già perché questa è del Sol de Janeiro Brazilian Boom Boom Cream. La conoscevo già e mi piace molto. Questo è un 25 ml, vi ricordo come sempre che sotto fino a 5 ml sono campioncini, sopra sono travel size. Penso che sia chiusa, se ricordo bene, ma è fantastica, è assolutamente fantastica. Poi adoro questo profumo, quindi se riuscissi a chiuderla la metterei via. Ok, andiamo alla numero 2, che è qui. Ok, qua partiamo già con un... Allora, questo è dottor Barbara Sturm, è un glow drop, ok, made in Germany. Quantità? Che sei di una cosina così? Deve essere super luminosa queste gocce. Non c'è scritto, quindi ok. Ma io volevo vedere. Ah, sotto. Io i calendari li smonto normalmente perché così non mi perdo. Sotto c'è scritto che cosa fa, sia in inglese che in tedesco. Ok, allora comunque proviamo questa, su, queste gocce illuminanti. Dio. Se riflette la luce, un po' illumina, però. Ok, 3, che è bella grande. Nella 3 troviamo della Real Technique Neon Dream, è una spugnetta per il make-up. Vedo di aprirla perché ha la forma un po' diversa dalla classica spugna della Real Technique. Mi piacciono perché sono super compatte queste. Neon, quindi è verde, particolare, però mi piace assolutamente. Non so come appoggiare i prodotti perché secondo me tra un po' vi stancherete di vedermi aprire il calendario in questo modo. Li appoggiamo qui, che dite? Senza perderli. Ok, 4. Ecco. Eccola qua, se la mai la troverò, posso appoggiarlo così? Vi offendete molto? Perché così vado un po' più liscia. Nella 4 troviamo 1, 2, 3, i patch per gli occhi all'acido ialuronico.
Una confezione con due pecce, ci sta, mi piace, mi piace. Conoscevo questo marchio, ma mai il patch, quindi sono curiosa di provarli. 5. E troviamo della Pacifica Vegan Collagen Overnight Recovery Cream, una crema notte rigenerante 20 ml. Vediamo come si presenta. Dobbiamo togliere il tappino. Alcuni brand proprio non ne ho mai sentiti, altri sì. Bello anche da provare così in questo modo. La crema è questa. Bella ricca, ma non troppo pesante. Profumo delicatissimo. Ok, andiamo con la 6. Che toglie la crema. Dove sarà la 6? Eccola qui. Ok. Nella 6 troviamo un profumo di Ariana Grande, mini size ovviamente. Non amo i profumi. Immagino che questo sia fatto esatto col tappino così, perché bisogna andare a prelevare. E non amo neanche questo profumo, sinceramente. Ma sapevamo che avremmo trovato dei profumi, quindi guardavo, no, era un pezzo di colla, non era graffiato. Ci sta. Queste miniaturine per chi fa la collezione ci stanno. Io avrei preferito quello con lo spruzzino, ma è un problema? No, perché lo travaso in uno con lo spruzzino. Quindi nessun problema. Vedete che questo però lo appoggio delicatamente. E siamo alla 7. Eccola. Mi vedete sempre girata. Allora, la 7 abbiamo Lia Water Permeable. Cos'è? Color Nude. È uno smalto? Nude? Il colore è questo. Allora, gli smalti me ne faccio poco, però comunque sia, ok, water permeabile. Cosa vuol dire? Comunque è un full size. Ok, allora andiamo avanti con la 8. Sapete perché non amo gli smalti? Perché puzza. Nella 8 troviamo di Dottora Ushka Revitalist Mask, maschera rivitalizzante per il viso. Per il viso. La confezione è un 10 ml. Prodotto è questo e dentro c'è tanto di foglietto illustrativo che se riuscite a trovare maschera rivitalizzante, trattamento intensivo, rassodante e affinante per ogni condizione di pelle. Ok, allora andiamo a vederla questa benedetta maschera che è piccina, però qui. Se è chiusa non la apro perché di maschere ne ho tante, esatto, però ci sta. Per conoscere un prodotto, questo sicuramente ci sta. 9. Non è che non mi interessino i prodotti e che quindi li butto, è che bisogna andare in fretta perché sennò voi questo video non finisce più. 9. C'è un profumo che non riesco ad estrarre, ma l'ho estratto. Ed è il, oddio, per donna da 10 ml. Abercrombie Fitch Away, sinceramente mai sentito, ma questo ha il vapo, quindi vapiamo. Molto dolce, non è tra i miei preferiti, però almeno ha il vapo, il vaporizzatore. E quindi andiamo alla 10.
Senta adesso che è molto dolce. La 10 è piccina. Però sapete, sta arrivando adesso una nota fruttata. Può essere? 10. Anna Yeke, 3 ml. Mascara volume intenso, nero. Piccino, ma ok. Vediamo l'applicatore. Ok, questo ci piace da provare. Si sta proprio arrivando. Sapete che adesso dico, niente male, niente male. Ci ho ripensato, mi piace. 11 è un po' dolce per i miei gusti, però la 11 è bella grande e abbiamo all'interno, scusate, allora, Apricot Smooth Criminal Facial Pod, è un pad in silicone per da applicare sulla fronte. Ma perché? Per le rughe di espressione della fronte, ed è riutilizzabile, lavabile e riutilizzabile fino a 30 usi. Ok, con acido ialuronico. Ma sapete cosa? Sono curiosa di provarlo. Questo assolutamente. Aspettate che nel mentre appoggio anche questi due prodotti. Tutto qui. Allora, 12. Dove sarà? Eccola qui. La 12 abbiamo Teology, che ci piace, almeno a me piace, Peach Tea Hydra Cream, quindi una crema idratante con tè alla pesca, no, blu tea infuso, hyaluronic acid e probiotici, tè blu, ok, con tè blu, proprietà non si sanno, 30 ml, la crema è questa per il viso, chiusa, ma questa la apriamo perché sono curiosa. E per il viso, vero? Sì, illuminante. Ha una bella texture. Ha una bella texture. La assorbe abbastanza velocemente. Profumo. Sotto ha una nota di tè. Sotto ha una nota di tè, ci piace. Ok, e andiamo alla 13. Lancaster Lancaster Skin Repair 365 Siero Rouge Ride Eclat e Illuminante. Vediamo. Ecco, questo è un bel formatino, cioè. Questo è un bel formatino da 10 ml. Ah, è proprio un siero fatto così. Ok. Fatto così. Bello. Bello, si stende bene. Si assorbe abbastanza velocemente. Piacevole anche da massaggiare. Profumo delicatissimo. Un po' sento ancora il profumo di quel profumo di prima. Ma ce l'avvisiamo bene. Bello, già assorbito, piace, 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 piace. 14, bella grande, e troviamo Alive di Boss, Hugo Boss, 85 ml, crema mani e corpo profumata. Bel formato, buon profumo. Ci piace, questa assolutamente. Poi cavolo di Hugo Boss, cioè. 15. Eccola qui. E abbiamo di Anna Yeke, che avevamo già trovato per qualcos'altro, Ultra Time, crema ridensificante anti-rughe. Utile, 15 ml, quindi un full size. Ok. Prima è questa qui, scusate, non ve l'ho mostrata. Ed è
Questa è più adatta alla sera perché è davvero molto corposa, ma noi avevamo quasi bisogno di crema mani e quindi ce la diamo per le mani, al massimo mi ridensifica le mani. In tutto questo, mentre me la spalmo, dobbiamo cercare la 16, che è qui. Ok, io l'ho distrutto, ma non c'è problema. Aveda, che conosco e mi piace molto, Botanical Repair, questo è un trattamento senza risciacquo da applicare dopo lo sciampo. Mi piace, non so neanche se è aperto o no, se è aperto sì. Esatto, è buono, funziona bene, lo applico solamente sulle lunghezze, sulle punte ed dopo lo massaggio un attimo e poi procedo all'asciugatura. Mi piace e funziona, quindi per adesso altri due prodotti che mi piacciono. Cos'è stato questo rumore? Niente di che. Allora, 17, io ho ancora questa crema super nutriente nelle mani. Lunga, molto lunga. Ok, è un pennello di Zoeva ed è un pennello angolato, è il numero 317 per sopracciglia o eyeliner, sottile ed angolato. Utile. Quando ho letto perché fuori ci sono scritte alcuni brand, quando ho letto Zoeva speravo nella palette, ma anche il pennello ci va bene, comunque sia è un full size di pennello e i pennelli di Zoeva sono molto validi. 18, bella grande, infatti è una maschera Star Skin famosa Plumping Hydrating. Ah, ok, una maschera labbra con in biocellulosa. Rimpolpante e idratante, soprattutto quando testo molti rossetti, questi dopo fanno una salvezza. Mi piacciono molto perché si stendono così, io lascio agire finché mi ricordo. 15-20 minuti, funziona e mi piace. 19, l'ultima con il numero davanti, eccola piccina. Esci amico, esci. Ok, Estée Lauder, questa è l'Advanced Night Repairing, mi piace molto, la quantità è un 7 ml, il poco in più per fare in modo che non sia un campioncino. Io ho le mani talmente cremose che non riesco più ad aprire niente, quindi adesso andiamo con una salviettina struccante anche se non c'è make-up. Ma mi hai fatto qualcosa di make up per adesso? Sto guardando il mascara, la spugnetta. Poca roba make up. Ma va bene, magari la proveremo dopo. Allora, ah, proprio così. Vabbè. È tipo, esatto, me lo ricordavo, è tipo un olio da notte, però non unge la pelle, neanche quella mista. Mi piace, a me è sempre piaciuto. Multi recovery completo, mi piace. E poi ragazzi, cioè, costa tantissimo, quindi il fatto che sia un piccolo campioncino è da provare. 20, la prima col 2. Che cosa abbiamo qui? Che è bello grande. Pharmacy Green Clay Makeup. Ah, un balsamo struccante da 50 ml. Oh, questo mi può piacere. Mi piace, non lo so, non l'ho mai provato. È un balm struccante. Che, visto che ho quasi finito il mio, questo qua lo metterò subito alla prova perché mi piacciono, soprattutto per la doppia detersione. Questo mi piace. Con papaya? Ok. Questo mi piace assai. E andiamo alla 21. Piccinissima. Ma magari c'è qualcosa di interessantissimo. Allora, dottor Suzanne von Schmiedenberg, perdonatemi, è il
Carnosine Anti-Age Cream per pelle secca, 15 ml, è questa qui, chiusa, ma noi la apriamo perché sono curiosa. Molto compatta e quindi sarà anche molto idratante. Profumo di Nivea, mi ricorda tantissimo la Nivea. Mai provata, piace da provare sicuramente. 22, la crema sta girando. Volevatemi cambiare serio da me, no? Nella 22 c'è qualcosa. Ah, sì, ok, non mi piace. Rosenthal, sono. Aspettate, perché qui c'è. Non capisco se è colla caldo. Sì, colla caldo. Le pietre gua sha, carine, pratiche da massaggiare, non mi piacciono, però non sono adatte a me, però sento gente che le utilizza e che le si trova anche molto bene, quindi perché no? Questo è un full size, ma lo appoggio delicatamente. 23, ma siamo arrivati alla fine? Sì, 23, 24, 23, ok. Jeffree Star, ah ok. Razor Blade, un ombretto. Jeffree Star. Effettivamente un'esclusiva Douglas. Ah, ok, è un refill. Però non so neanche se fa gli ombretti mono. Vediamo questo. Wow! L'argento c'è. L'argento. Sotto le feste l'argento ci può stare, per vedere anche come si comporta. Avrei preferito magari un altro colore. L'oro? Non c'era l'oro? L'argento è un po' difficile da portare, ma ehi, non ci lamentiamo, va benissimo. È Jeffree Star 24, ultima casella ed è piccina, ma nella casella piccola c'è il vino buono. No, in questo caso c'è il prodotto buono, non lo so. Andiamo a vedere. Ok. MCM, immagino che sia un profumo. Allora, sì, MCM è un marchio di borsette. Ecco perché, scusatemi, ma questa ha la forma di una borsetta, di uno zainetto, di uno zainetto. Carino. Ok, sempre fatto così, ma questo da collezione deve essere molto carino. È più nelle mie corde perché è un pochino più forte, quindi quasi maschile. Buono, buono, da collezione sicuramente, molto carino. E forse avrei, magari costa tantissimo e quindi non lo so, non sono una grande esperta di profumi perché ne preferisco altri, ma allora a questo punto avrei messo Jeffree Star nella 24, ma va benissimo lo stesso, c'è prodotto oro, c'è prodotto argento, è ok. Adesso io direi che mi pulisco, appoggio questi, ci strucchiamo e facciamo anche il commento per chi non ha voluto vedere il video assieme a noi. Dunque, pronte? Aspettate. Ed eccoci qui. Allora, se siete arrivati direttamente qua dal minutaggio perché non volevate spoiler, eccoci qua. Calendario finito, quindi posso semplicemente parlarvene. Allora, effettivamente fuori c'è scritto un qualche marchio ed ci sono tutti. Valore superiore a 350 euro? Non lo so, sinceramente, perché tanti marchi non li conosco, ma altri sì, e vi posso dire che sono tranquillamente molto belli. Allora, un calendario che mi è piaciuto. Effettivamente mi è piaciuto per il prezzo che ha. Mi è piaciuto perché sono tutti mini size, però ci sono prodotti per il viso, per il corpo ed per i capelli, del make-up abbastanza inclusivo. C'è, se lo volete sapere o no, uno smalto, quindi se non amate i prodotti, gli smalti ad esempio come me, perché non li uso, gli smalti classici, tranquillo, è solo uno. Ed mi è piaciuto, poco altro da dire. Finalmente un calendario che per me vale il prezzo. Oltretutto ho visto,
alcune ragazze che lo pubblicavano online ed è scontabile ogni tanto, quindi magari tenetelo d'occhio, dato che siamo ancora in periodo di tempo, tenetelo d'occhio perché il prezzo è scontabile anche, quindi invece di 59,95 ancora meno, che va ancora meglio. Però sì, soddisfatto le mie aspettative, mi piace, mi è piaciuto. Fatemi sapere voi, nel caso, se voi l'avete provato, avete provato, che avete provato, se vi interessa, se vi incuriosisce, se l'avete già preso altri anni, se lo prenderete anche quest'anno, fatemi sapere tutto e niente, io spero sia stato utile, vi ho tenuto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!